Ho trainato una macchina per una mezza maratona. Avevo fatto qualche spoiler su Instagram, ma adesso è arrivato finalmente il momento di mettere il video qua su YouTube. Piccola parentesi, con questo video non voglio spingere alcune persone a trainare macchine. Non è stato fatto appunto per spingere persone a trainare, non dico che trainare faccia bene alla salute e tutte queste cose qua. È servito a me per diventare forte mentalmente, ecco. E basta. L'idea mi è venuta guardando Ross Edgley, un atleta della Gran Bretagna. Ho avuto il piacere di incontrarlo a Londra pochi giorni fa ed è stato pazzesco. Lui è un atleta estremo, ha fatto tantissime sfide estreme di sport, tra cui appunto il traino di una macchina. Ho detto, beh, perché no? Perché non provarlo? Alla fine a me piace molto, no? Testare i miei limiti, è su questo che si basa il canale. Un giorno ho deciso di fare un traino di una macchina con il mio migliore amico Elle, che saluto, ciao Elle, e ho finito per fare la prima volta 3 o 4 km, non ricordo bene, metto qua lo screenshot del risultato. È stato particolare perché era un piccolo pezzo in una strada chiusa, quindi non c'era nessuno. Mi avevano dato il permesso i proprietari della strada, che ringrazio. Aveva una piccola pendenza, un piccolo dislivello, quindi ho fatto un po' di fatica in alcuni punti. Poi c'era anche della terra, quindi lì facevo molta fatica, no? Alla fine di questa sfida ero stracontento perché era una sfida bella, dai, andale, che avevamo vai. Superato, io e il mio amico. Ed è stato proprio divertente. Poi ho sentito anche i muscoli, no? che mi bruciavano. Abbiamo avuto poi l'idea di fare una mezza maratona, 21 km trainando una macchina da 1,1 tonnellate. Abbiamo fatto questo traino in estate, faceva un caldo assurdo, era tutto soleggiato, non c'era un minimo d'ombra, faceva un caldo che era devastante, porca miseria. Il team era composto da Tane, Alba e Piripian, che ringrazio molto. Alcuni erano alla guida e per evitare che l'auto appunto sbandasse, e altri invece mi facevano dei foto, video. Era tutto bello, bello organizzato, no? L'energia l'ho avuta, strano perché ho mangiato solo una barretta e di solito ne mangio un po' di più, soprattutto se faccio un traino di una mezza maratona. Poi è arrivato anche il papà di Tane, che ringrazio, che ci ha portato dei gelati che ci hanno salvato la vita. Mi veniva qualche crampo, qualche acido lattico sulle gambe, ma anche questo credo sia normale. È stata un'esperienza divertente. E abbiamo trainato la macchina in un parcheggio chiuso e dove non rompevamo le scatole a nessuno. Abbiamo deciso di fare il parcheggio in tondo finché non raggiungevamo appunto 21 km. La cosa divertente è che durante il traino è arrivato pure uno con un Abarth che la stava vendendo e in pratica ha avuto la vendita della sua macchina con 3 tipi che trainavano una macchina girando in tondo a lui, no? Però ero stracarico, stramotivato e determinato perché appunto avevo il team ed ero concentrato ed era una cosa che volevo fare, no? Attenzione alla curva. Poi durante il traino ci sono stati punti in cui non sapevamo se continuare. No, questo no, perché alla fine ero determinato ad arrivare, quindi non abbiamo avuto il dubbio di smetterla. Però ci siamo chiesti tutti quanti, almeno una volta, anzi almeno 5 volte, perché lo stessimo facendo. La risposta era sempre la stessa: riuscire a battere i propri limiti e raggiungere il proprio obiettivo. Tra il vento che infuria, da un guidatore affannato, manca poco! 100 metri! Hai 21 chilometri! Manca poco! Manca pochissimo! Non vedo! 30 metri! 30 metri, signori! 10 metri! 10 metri! Manca poco! Per l'impossibile! Sì! E ce l'abbiamo fatta! E 21 chilometri! Andata! Allora! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Il soggetto è molto stanco! Come senti? Se tu ti poni un obiettivo da raggiungere, che costasse la tua vita intera, tu lo raggiungi, punto. Non ci sono scuse tra l'inizio e la fine. Se tu hai un obiettivo,
non puoi pensare a delle scuse e non raggiungerlo. Tu devi fare il più possibile per raggiungerlo ed essere determinato al massimo. E non ci sono segreti per cui essere determinato, che ci sono tre segreti da seguire, tre piani facili per il successo. Non esistono strade facili. Tu devi lavorare, sanguinare e sudare come lo schifo per arrivare al tuo traguardo. Devi volerlo veramente, no? Se vuoi arrivare a un risultato che ti sei posto mentalmente, no? E ce la fai, perché se riesci a vederlo nella tua mente, se riesci a parlarne con le altre persone, se riesci ad avere il coraggio di parlarne con le altre persone, tu lo raggiungi il tuo obiettivo. Non c'è una via di mezzo, tu devi raggiungerlo, punto, perché sennò sei come il resto del mondo. Tu non devi arrenderti solo perché le altre persone si arrendono. Se uno ti dice che non ce la fa, quello è il suo limite, capito? Tu devi invece fargli capire che tu sei un'altra persona e che puoi fare qualsiasi cosa. Tornando al treno macchina, è stata una figata, è stato bellissimo perché appunto siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Ha fatto, guarda qui, vedi questo parcheggio? Qua. Ha fatto tutto il giro, la fine di fondo, e poi è tornato qua, ha fatto questo giro. Dian, quanti giri ha fatto? 70? Ha fatto tipo 72 giri di questo parcheggio. Garantito, guarda, veramente. Ogni giro più o meno 250 metri, fai il calcolo. 21 km legato alla macchina da 1,2 tonnellate con noi sopra. Questo uomo, ragazzi, quest'uomo. E alla fine non sembro felice o contento di aver raggiunto il risultato, no? Questo perché ero tipo semplicemente cotto, ero morto e volevo semplicemente togliermi l'imbrago, ero stanchissimo, poi avevo male alle gambe e tutto, quindi diciamo che non avevo tanta voglia di festeggiare, capito? E poi però siamo andati al Mac a mangiare tipo 5.000 calorie, quindi questo è stato bello. È stata una grande soddisfazione. Diciamo che non era una cosa che per me sembrava tanto difficile, no? Perché l'ha già fatto qualcuno e ci sono già record del mondo di queste cose, però appunto se l'ha già fatto qualcuno a me non sembrava una cosa molto... molto top da raggiungere, ecco, perché se l'ha già fatto qualcuno significa che è una cosa fattibile, no? Io voglio fare solo cose che la gente pensa siano impossibili. E però questo l'è servito appunto per temperare la mente. Non era un allenamento fisico questo, era un allenamento più mentale, per appunto rafforzarsi mentalmente e diventare più forti, più stoici e semplicemente più resistenti mentalmente. Buono, questo era il mio video di una mezza maratona trainando una macchina da 1,1 tonnellate più o meno. E spero vi sia piaciuto. Ora vi lascio con qualche blooper se c'è stata. E basta. Allenati. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Se vuoi venire anche un pelo davanti, però. Ma si vede un po' il cielo? Cioè si vede. No, vai un po' più indietro allora. No, un po' più avanti. Ho mangiato solo una barretta e basta. Alla fine... certo, ovviamente. Due, no? Doveva farne due così, giusto per rompere... Che non ci sta l'inquadratura. Mm-hmm. Così? Sì, prova. Un po' più di qua. Ok. Ma che faccio io il video? Il treno l'ha girato in estate, ma siamo... Come potete vedere c'è la neve. Che abbiamo preso telecamera video nuova. Allora, abbiamo preso la videocamera Sony che vi lasciamo qua sotto nell'info box e che non me la lascio. Non ve la lascio, ok? Non mi ha pagato. Non ci ha pagato. Io quindi so. Sony, se vuoi una sponsorizzazione, il mio numero è 346. Niente, sono fidanzata. Vedi, l'ho detto. Giuro che se fai a vedere a qualcuno questi video...